Siete collegati con il palazzetto dello sport di Caserta di via Medaglie d'Oro, dove sta per iniziare il secondo tempo dello spareggio per la promozione in Serie C1 tra Nordmania Amicizia Sport Stabia e Magic Team di Benevento. Al termine del primo tempo il punteggio vede in vantaggio la squadra stabiese di 2 punti, 42-40. Un primo tempo molto equilibrato, quindi non sono bastate 30 giornate di campionato e 20 minuti giocati nello spareggio per veder prevalere una delle due squadre che si sono date battaglia durante l'arco di tutto il campionato. Adesso sta per iniziare il secondo tempo e intanto chiedo a Mario Di Capua di leggere i tabellini dei giocatori. Sì, grazie Ciro. Allora, i tabellini dei giocatori per il Benevento: un punto Iarriccio, 6 De Masi, 6 Pietrantonio, 12 Antonucci, 5 Tomasi, 4 Carioti, mentre c'è in attacco la Nordmende Sabbia che va a segno con Agostino Ruggiero. Intanto dicevamo Feo 4, Menduto 2, dall'altra parte Mazzocchi 4, Canavacciuolo 9, Patrizio 3, Massimo Desimone 2, Siervo 3, Agostino Ruggiero 23. Magic Team che va al tiro adesso con Pietrantonio, prende il rimbalzo la squadra beneventana, Tomasi per Iarriccio, Iarriccio ancora a Tomasi per Caprioti, ancora il Magic Team di Benevento che va al tiro con Feo da 3 punti e realizza 44-43 il punteggio. E ancora tantissimo equilibrio che viene confermato in questi pochi secondi che sono trascorsi nel corso del secondo tempo. È la Nordmende Amicizia Sport Stabia che va al tiro, viene commesso fallo non rilevato dagli arbitri su Agostino Ruggiero, mentre sbaglia sotto canestro Pietrantonio e poi commette fallo su Francesco Siervo che è andato a rimbalzo. Pietrantonio, fallo di Pietrantonio, mentre la Nordmende Amicizia Sport Stabia già va in un'altra azione di attacco con Patrizio. Enzo Patrizio cerca lo schema, Enzo Patrizio è affrontato da Iarriccio, mentre si libera e riceve Massimo Desimone. Ancora 10 secondi per andare al tiro, Francesco Siervo al tiro, realizza 46-43, quasi 2 minuti trascorsi, 1:40 al termine, Francesco Siervo, 5 i punti per lui finora realizzati ed è la Magic Team che manovra ancora con Pietrantonio che sbaglia e la palla viene data alla Nordmende Amicizia Sport Stabia che la manovra adesso con Patrizio, Francesco Siervo, ancora Patrizio affrontato da Iarriccio, non lo lascia per un istante Iarriccio, è molto importante il gioco di Patrizio al tiro, molto bene, questa volta si è fermato Iarriccio e quindi ha dato la possibilità a Enzo Patrizio di tirare liberamente. Enzo Patrizio non ha fallito, adesso il Magic Team con Carioti, poi ancora Iarriccio, ancora Carioti, anzi è Feo, Feo ha ricevuto e cerca lo schema per il Benevento, Tomasi, Tomasi al tiro per Iarriccio, Iarriccio sbaglia e quindi è stato toccato per ultimo il pallone da un giocatore della Nordmende Amicizia Sport Stabia, già rimesso in gioco il pallone, va Iarriccio al tiro, sbagliato ed è Francesco Siervo che riconquista il pallone, Enzo Patrizio, Enzo Patrizio commette fallo, Iarriccio su di lui, Iarriccio quindi ha commesso fallo mentre esce proprio Iarriccio ed entra Antonucci, Antonucci autore finora di 12 punti, un giocatore importantissimo per il Benevento. Vediamo Agostino Ruggiero, altro mattatore della giornata, e va a segnare Agostino Ruggiero,
25 punti per Agostino Ruggero. 3 minuti e 10 secondi trascorsi, 50-43 più 7 per la Nord Mende Amicizia Sport Stabia. Perde adesso il pallone in attacco il Benevento, sta per prendere il largo la Nord Mende Amicizia Sport Stabia, che manovra con Enzo Patrizio. È libero Francesco Siervo. Enzo Patrizio chiama lo schema e quindi si avvicina alla linea dei 6 e 25, va al tiro e sbaglia però Enzo Patrizio, rimbalzo difensivo del Magic Team. Antonucci, Antonucci per Pietrantonio, che commette infrazione di passi, errore imperdonabile, e chiama il time out la panchina del Benevento. Allora Mario Di Capua. Sì, ha iniziato bene il secondo tempo la Nord Mende, 50-43 il punteggio, a 16-17 da giocare. Senza dubbio Nord Mende migliore in questo secondo tempo rispetto al primo, soprattutto l'inizio. All'inizio della partita Nord Mende era andata sotto di 9, poi ha recuperato grazie a uno strepitoso Agostino Ruggero, che è tornato in lui dopo essere sparito dal campo però per 10 minuti. Naturalmente non si può giocare partite al livello che stava giocando Agostino Ruggero, sempre costante per 40 minuti, ha sempre giocato tutti e 23 minuti e 43 secondi fino ad ora disputati. I punteggi degli atleti: un punto Iarriccio, 6 De Masi, 6 Pietrantonio, 12 Antonucci, 5 Tomasi, 4 Carioti, 7 Feo, 2 Menduto, per un totale di 43 per il Magic Team Benevento. Dall'altra parte 25 di Agostino Ruggero su 50 di squadra, 5 Siervo, 9 Cannavacciuolo, 5 Patrizio, 2 De Simone, 4 Mazzocchi. A te Ciro. Massimo De Simone per la Nord Mende Amicizia Sport Stabia va in attacco. Massimo, viene commesso fallo su di lui, non rilevato dall'arbitro il signor Tavano di Caserta, secondo arbitro, il primo è Gaudino di Nocera, non ha rilevato il fallo su Massimo De Simone. Il Benevento va al tiro con Tomasi. Mazzocchi, Mazzocchi dà il pallone a Patrizio, che lo gioca molto bene, e vi era un pressing del Benevento in fase di attacco. Vediamo adesso Agostino Ruggero, Agostino Ruggero, Francesco Siervo, ma è Mazzocchi che viene commesso fallo ancora su di lui, non rilevato dagli arbitri, e quindi Antonucci per il Benevento va in attacco la squadra beneventana. Punteggio fermo da circa 2 minuti sul 50 e 43. Al tiro da 3 sbagliato di Pietrantonio, ancora la Nord Mende, una fase in cui si sbaglia molto. Adesso ha toccato di piede Menduto e quindi il pallone è tra le mani della Nord Mende Amicizia Sport Stabia. Agostino Ruggero per Massimo De Simone, Massimo De Simone, Agostino Ruggero, ancora la Nord Mende Amicizia Sport Stabia in avanti. Francesco Siervo, Massimo De Simone, commesso fallo di 3 secondi da Giovanni Mazzocchi, doveva tirare Massimo De Simone, non lo ha fatto e quindi Giovanni Mazzocchi è caduto nei 3 secondi dentro l'area. Adesso è Feo che passa ad Antonucci, poi è stoppata di Francesco Siervo su Menduto e quindi pallone ancora giocabile. Siamo sempre sul 50 e 43, punteggio fermo da una eternità, siamo a 14 minuti e 15 secondi al termine della partita, 50 per la Nord Mende Amicizia Sport Stabia. Francesco Siervo al tiro sbagliato, Francesco Siervo ha sbagliato per la Nord Mende. Feo per Menduto, Tomasi, Tomasi va al tiro in penetrazione dalla linea di fondo e quindi fa muovere il punteggio della propria squadra, 50-45.
Vediamo se riesce a muoverlo anche la Nordomende, non ci riesce. Il pallone è stato perso da Massimo De Simone. Adesso è ancora Feo che manovra per Tomasi. Tomasi cade ed è stato dato il pallone alla Magic Team di Benevento, mentre viene cambiato ancora, entra De Masi per Pietrantonio. De Masi, un giocatore che ai rimbalzi si fa valere e quindi deve essere contrastato soprattutto con la potenza. Vediamo adesso Feo per Antonucci. Antonucci per Tomasi, sbagliato il passaggio e quindi ancora possibilità per muovere il proprio punteggio ad opera della Nordomende Amicizia Sport Stabia. 50-45, 13 minuti al termine della partita, ancora non si va al tiro. Vediamo se vi riesce adesso Mazzocchi da sotto, commesso fallo su di lui da Antonucci. Antonucci, un giocatore che è molto importante, ha commesso il suo terzo fallo e quindi dalla lunetta andrà Giovanni Mazzocchi, finora autore di 4 punti. Segna il primo tiro libero Giovanni Mazzocchi e quindi finalmente il punteggio della Nordomende Amicizia Sport Stabia si muove. Poi sbaglia il secondo, 6 i punti di vantaggio, 12 e 45 al termine. È stato commesso fallo su Massimo De Simone, quarto fallo di Antonucci. Quarto fallo di Antonucci, Massimo De Simone ha giocato un pallone importantissimo. Massimo De Simone ha giocato un... poteva anche esserci un fallo antisportivo perché Massimo De Simone si stava recando in contropiede e quindi non è di questo avviso l'arbitro, il signor Gaudino di Nocera, e quindi va in attacco la squadra stabiese. Agostino Ruggero per Massimo De Simone, Enzo Cannavacciuolo, autore di 2 bombe nel corso del primo tempo. Poi perde il pallone Agostino Ruggero in fase di attacco per Tomasi. Tomasi va e sbaglia, però Tomasi, commesso fallo su di lui ad opera di Giovanni Mazzocchi. Tomasi va al tiro, si è arrabbiato Giovanni Mazzocchi, deve stare attento perché non è proprio il caso di farsi fischiare un tecnico contro. Tomasi dalla lunetta, 51-45 in favore della Nordomende Amicizia Sport Stabia. Nel frattempo esce Massimo De Simone e rientra in campo Enzo Patrizio, mentre Tomasi attende ancora di poter battere i suoi 2 tiri liberi. 51-45 il punteggio, mancano 12 minuti e 27 secondi al termine della partita. Tomasi realizza il primo tiro libero assegnatogli da Gaudino di Nocera. Poi il secondo viene sbagliato, rimbalzo difensivo di Enzo Patrizio che chiama lo schema d'attacco. Agostino Ruggero, Giovanni Mazzocchi, Enzo Cannavacciuolo, Patrizio, Cannavacciuolo da 3, sbagliato, rimbalzo di Tomasi, Feo, penetra, serve Tomasi, non concessi 3 secondi e viene adesso fischiato il blocco del gioco perché Enzo Cannavacciuolo
è colpito da crampi. È una partita intensissima sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista fisico, e quindi Enzo Cannavacciuolo è stato sostituito da Massimo De Simone sul campo. Vediamo Massimo che manovra adesso, mancano 10 secondi per andare al tiro. Francesco Siervo va al tiro e sbaglia Francesco Siervo, ma viene commesso fallo da Tomasi, e quindi Tomasi, altro giocatore che si grava di falli, terzo fallo, 11 e 23 al termine della partita. 3 punti di vantaggio, sono pochi, ma quello che conta è arrivare anche con un minimo vantaggio al fischio della sirena, perché qui ci si gioca la promozione in Serie C1. Il Benevento è una squadra che è stata costruita per raggiungere l'obiettivo della promozione. La squadra di Castellammare doveva soltanto disputare un buon campionato, ma a questo punto si sente tutta quanta la voglia di raggiungere questo grandioso obiettivo, che è quello della promozione. Adesso da 3 va a realizzare Menduto, e quindi perfetta parità, proprio mentre mancano 10 minuti e 45 secondi al termine della partita. Sbagliato il canestro e Agostino. Ruggero commette fallo su Antonucci. Momento di crisi per la squadra stabiese, che ha realizzato in 5 minuti soltanto un punto. 51 pari il punteggio. De Masi, Menduto, Feo, Feo al tiro da 3, sbagliato, rimbalzo di Tomasi, però sbaglia Tomasi, e quindi possibilità di andare al tiro. 10 minuti adesso al termine della partita. Incredibile errore di Massimo De Simone. Feo, Tomasi, Feo. Ancora Feo, manovra per la sua squadra, per Tomasi, Antonucci, perde per un attimo il pallone Antonucci, commette infrazioni Menduto, anche lui ha commesso un imperdonabile errore, e quindi la squadra stabiese può rigiocare il pallone in attacco. 9:30, 51 pari. Punteggio 51 pari, 9 minuti e 30 secondi al termine della partita. Michele Martoriello, commesso fallo da De Masi, terzo fallo di De Masi. Alla rimessa in gioco Agostino Ruggero, Michele Martoriello. Deve fare attenzione Massimo De Simone. Da sotto realizza Massimo De Simone. 53 a 51. Quarto punto di Massimo De Simone. 8 minuti e 55 al termine. Tomasi. Gli tocca il pallone Michele Martoriello. Tomasi rimette per Feo. Ancora Tomasi, Menduto affrontato da Francesco Siervo, al tiro da 3, Tomasi sbaglia e ha preso un tiro bellissimo
un rimbalzo molto bene Antonucci, 53 pari, 8 minuti e 30 al termine della partita. Si deciderà proprio all'ultimo secondo questa partita, evidentemente è segnata. È segnato il destino dell'ultimo minuto per la decisione di quale squadra deve andare in Serie C1. Ovviamente le possibilità ci sono anche per l'altra squadra. Intanto il gioco è fermo per un fallo subito da Agostino Ruggiero. Dalla lunetta Agostino sbaglia. Sta giocando molto bene Agostino Ruggiero, realizzato il secondo tiro libero di Agostino Ruggiero, 26 punti realizzati da lui finora, 54 a 53, un solo punto di vantaggio. Antonucci, Tomasi, De Masi, perde il pallone De Masi e commette infrazione poi Tomasi. Pallone quindi in mano alla Nordomendia Amicizia Sport Stabia. ...54 a 53... 7 minuti e 53 da giocare per arrivare alla Serie C1. Un pubblico di Castellammare numerosissimo che possiamo valutare in circa 400 unità, mentre sono circa una cinquantina le persone arrivate da... Incredibile errore commesso adesso in difesa e quindi anche fallo da parte di Enzo Patrizio. È stato Feo a rubare il pallone e poi a ricevere il fallo di Enzo Patrizio. Sbaglia il primo tiro libero Feo. Va a segno il secondo, 54 pari. Vediamo se la Nordomendia Amicizia Sport Stabia riesce ad andare con efficacia al tiro. Agostino Ruggiero, Michele Martoriello, Massimo De Simone, Enzo Patrizio. Massimo De Simone penetra, poi sbaglia incredibilmente e il pallone tocca il ferro un paio di volte, ma non entra. 54 pari ed è il Benevento che manovra in attacco. Feo, Menduto, ancora Menduto, Tomasi, va al tiro e realizza Tomasi. 54 a 56, due punti di svantaggio, 7 minuti al termine. Patrizio non riesce ad avere un attacco efficace. La squadra stabiese, Francesco Siervo, da tre, sbagliato, recupera però Agostino Ruggiero per Massimo De Simone. Infrazione di passi. ...54 a 56, 6 e 30 al termine. La squadra sannitica ha la possibilità di incrementare il vantaggio di due punti. Menduto, tocca poi Antonucci e quindi il pallone termina fuori, mentre c'è un cambio tra le fila del Benevento. Esce De Masi ed entra Pietro Antonio. In campo anche Giovanni Mazzocchi per la Nordomendia Amicizia Sport Stabia.
è uscito Francesco Siervo, vediamo Mazzocchi, Patrizio, deve andare al tiro, mancano 10 secondi per andare al tiro e sbaglia adesso Francesco Siervo, non riesce, Enzo Patrizio non riesce a mettere dentro il gancio di destro, mentre Benevento va in avanti con Tomasi, Menduto, Antonucci, sbaglia Antonucci, Mazzocchi, Patrizio, supera la metà campo Patrizio, 5-20 al termine, ancora un errore sotto e quindi è stato commesso fallo ad opera di Menduto, secondo fallo di Menduto, andrà al tiro Michele Martoriello, due tiri liberi molto importanti a 5 minuti e 10 dal termine, Michele Martoriello sbaglia il primo tiro libero, 5 e 18 al termine del prima, della partita, Michele Martoriello realizza il secondo, 55 a 56, ancora grande equilibrio in campo, ultimi 5 minuti di tutto il campionato, adesso recupera un pallone Michele Martoriello e va a realizzare, sorpasso, 57 a 56, è ancora tutta da giocare la partita a spareggio per la promozione in Serie C1 tra Nord Mende Amicizia e Sport Stabia e Magic Team di Benevento. Siamo veramente verso la fine. Quinto fallo di Antonucci, quindi Antonucci è uscito.